Don Ivan Dogana è il nuovo curato interparrocchiale di 5 comunità dell'Unione dei Comuni della Presolana. Subentra Don Mauro Bassanelli, parroco di Fino del Monte, che si è occupato dell'attività per ben 14 anni. 14 anni sono veramente tanti, vuol dire che hai preso un bambino dalle elementari e l'hai fatto diventare un giovanotto. Ecco, come ti senti? Allora, mi sento molto bene perché il progetto interparrocchiale che il Vescovo Roberto mi aveva affidato continua con la fiducia e la stima del Vescovo Francesco. La nomina di Don Ivan garantisce che le nostre parrocchie continueranno a lavorare insieme, quindi continueranno a fare quel lavoro che da 14 anni sto tentando di fare, quindi mi sento molto molto bene. Quando arriva Don Ivan, che io ho già avuto la grazia di incontrare e anche di parlare un po' con lui, trova una realtà secondo me abbastanza strutturata per quanto riguarda il lavoro appunto pastorale delle nostre comunità, perché tantissimi progetti ormai sono a livello di unità pastorale, il CRENI è un esempio, ma poi troverà del terreno fertile sia in noi sacerdoti che crediamo profondamente alla collaborazione tra le parrocchie, anche così anche nei laici che sono pronti davvero a fare in modo che le parrocchie non si isolino ma si sentino sorelle nel camminare insieme. Quindi trova tante cose già avviate e sicuramente la sua fantasia, il suo stile, il suo estro porterà sicuramente tantissime cose nuove. Uno dei frutti di questi 14 anni di pastorale interparrocchiale ha portato delle belle vocazioni e dei novelli sacerdoti. I ragazzi che io ho battezzato adesso sono gli animatori più grandi del CRE, quelli che ho incontrato adolescenti li ho anche sposati e ho anche battezzato i loro figli. Il frutto più bello per noi preti sono dei giovanotti che crescendo si interrogano sulla vita senza fargli nessun lavaggio del cervello, decidono poi di seguire un po' le orme di ciò che tu fondamentalmente sei. Quindi abbiamo avuto dei preti novelli, ne avremo uno l'anno prossimo. Lo dico in anteprima, probabilmente a settembre avremo altri due giovani che entrano in seminario.